Volete migliorare l'estetica e le performance della vostra MTB in pochi minuti? Siete dei tamarri e passate tutto il giorno a cercare su internet pezzi in Elgar colorati per intamarrare la vostra biga che confronto le auto di Pimp My Ride vi fanno un baffo? Bene, MPM Tech ha creato il prodotto che fa per voi, si chiama Exchange e ve lo mostro in questo video. Ma prima, sigla! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di un prodotto davvero interessante. Si tratta della gabbia Exchange di MPM Tech. Questo prodotto permette di migliorare sia l'estetica che le funzionalità della nostra trasmissione SRAM, sia 12 velocità Eagle che 11 velocità, ma di questo ve ne parlo tra pochissimo. Prima di tutto però vi invito ad iscrivervi al canale cliccando qui sotto e per quelli già iscritti vi invito a cliccare sulla campanella così da ricevere le notifiche sui nuovi video in uscita. Partiamo subito con l'unboxing. Exchange è una gabbia che va in sostituzione all'originale SRAM. Il packaging è molto molto bello e minimale. Come potete vedere, MPM ha pensato anche all'ambiente andando a creare questo packaging molto molto semplice che però è anche molto utile, perché se noi andiamo ad aprire l'involucro di carta troviamo anche le istruzioni passo passo consegnata tutta la procedura che dobbiamo fare per montare questa gabbia. Ovviamente se siamo pratici e vogliamo smanettare sulla nostra bici possiamo farlo e qui è segnato ogni punto passo per passo. Se invece non ci fidiamo rivolgiamoci sempre al meccanico di fiducia che può fare questa procedura in maniera molto molto semplice. Come potete vedere la gabbia è veramente bellissima, è completamente in Ergal e possiamo notare subito come, a differenza di una gabbia tradizionale, la differenza della Exchange è nella puleggia inferiore. La grossa dentatura e il grosso diametro della puleggia inferiore ha permesso di accorciare quello che è la lunghezza della gabbia di 13 mm e questo consente di avere una maggiore luce da terra. La grossa puleggia sotto permette anche di ridurre quello che sono gli attriti. Ovviamente poi la costruzione è completamente in Ergal, sia per quanto riguarda la parte anteriore che per quanto riguarda la parte posteriore, permette di avere una maggiore rigidità e quindi evitare le flessioni laterali che poi vanno ad influire sulla precisione di cambiata. L'unboxing finisce subito qui, ma andiamo con il montaggio. Partiamo smontando quello che è la trasmissione originale della nostra MTB. In questo caso abbiamo uno SRAM GX Eagle 12 velocità. Portiamo il radiatore nella parte bassa della cassetta, quindi sul pignone più piccolo, così da avere allentato il cavo completamente. Andiamo a tagliare quello che è il cavo, così da poterlo smontare più agilmente dal radiatore, e dopo aver fatto questa operazione andiamo a smontare la catena. Come sapete tutti, i deragliatori SRAM hanno questo pulsante che permette di rilasciare e mettere in posizione neutra quello che è la gabbia e così lavorare meglio su quello che è la trasmissione. Infatti dopo ci verrà utile per montare l'Exchange. Adesso vi insegno un piccolo trucchetto per smontare la catena senza alcun attrezzo specifico. Dopo aver rilasciato completamente la catena andiamo a individuare la falsa maglia. Dobbiamo fare questo piccolo trick. Quindi togliamo la catena da sotto, teniamo ferma la falsa maglia e andiamo praticamente a far saltare di un dente quello che è la catena avvicinando le due maglie. In questa posizione basta uno strumento metallico, ovviamente fate attenzione al telaio, basta, ad esempio io ho il tronchesino che ho utilizzato per il cavo, picchiettiamo sulla falsa maglia e picchiettando, come potete vedere, si apre e questo è il trick. Potete farlo anche con un multitool se siete in giro per sentieri e non avete l'attrezzo. Io ho anche la pinza per rilasciare le false maglie, ma con questo trick ci mettiamo davvero un secondo. Ce ne sono altri e magari ve li illustrerò in qualche altro video. E adesso andiamo ad agire su quello che è il deragliatore vero e proprio andandolo a svitare. In questo caso io con il deragliatore GX ho una classica chiave esagonale del 5. Ok, andiamo a lavorare adesso su quello che è il vero e proprio deragliatore al banco. Ok, siamo passati al banco da lavoro, io ho tolto anche il cavo che avevo tagliato prima, ho lasciato in tensione la gabbia per comodità perché per prima cosa andiamo a svitare quello che è il grano di fermo posto sulla gabbia. Mettiamo davvero un secondo con la brugolina del 3. Adesso parte in cui dobbiamo mantenere la concentrazione perché dobbiamo stare attenti a quanti giri fa la gabbia per
diciamo, rilasciare quello che è la molla della frizione, cioè la molla che tiene in tensione quello che è il deragliatore, appunto. Andiamo a premere sul blocco, attenzione alle dita in questa fase. Come potete vedere, siamo a un giro completo e praticamente il cambio è completamente rilasciato, non c'è più tensione all'interno della molla. Prendiamo sempre la brugola del 3 e andiamo a svitare quello che è la vite che tiene proprio la gabbia. Teniamo tips un dito, il pollice in questo caso, sulla parte in plastica esterna, perché la molla che c'è dentro ha un leggero precarico e potrebbe uscire, e lì sarebbero dei problemi in più in fase di montaggio. Togliamo la vite, una volta tolta la vite, la gabbia viene via tranquillamente. Prendiamo la nostra exchange, la appoggiamo, è molto molto facile perché abbiamo questo grano che la mette in posizione sulla gabbia. Rimettiamo la vite di fissaggio, andiamo a stringere, tiriamo quello che è la vite, ovviamente non troppo, e adesso ripetiamo l'operazione di carico della molla. Il consiglio mio è di rimettere il blocco attivo, e una volta messo il blocco non abbiamo la tensione del deragliatore che vuole tornare in posizione neutrale, e quindi possiamo andare ad agire più tranquillamente e rimettere il grano di fermo corsa. Anche questo lo tiriamo non alla morte. Ok, come potete vedere, in un secondo abbiamo montato la nostra exchange e abbiamo migliorato anche quello che è l'estetica della nostra mountain bike. Andiamo a rimontarlo sulla nostra MTB. Ok, dopo aver cambiato il cavo andiamo a rimontare quello che è il nostro deragliatore. Anche qui non esageriamo a chiuderlo perché c'è già la pasta di fissaggio. Infiliamo il cavo all'interno del deragliatore, facendo attenzione a farlo passare nelle guide a lui dedicate, e andiamo ad infilare anche la guaina all'interno della sedia sul deragliatore. A questo punto possiamo andare a fissare il cavo. Andiamo a rimontare anche quello che è la catena, la rimettiamo in posizione, facciamo passare su quello che sono le pulegge del nostro deragliatore. Prendiamo anche la falsa maglia, la mettiamo in posizione, molto molto semplice da fare. Ok, diamo una leggera tirata alla catena così da fare entrare in posizione la falsa maglia. Molti costruttori e negozianti ovviamente consigliano, una volta aperta la falsa maglia, di cambiarla. Se la vostra è nuova o comunque in buonissimo stato, potete anche tenerla. Come potete vedere, lasciando il blocco del deragliatore, la lunghezza della catena non è andata in nessun modo a cambiare, o comunque la tensione della catena è rimasta uguale a prima. Questo perché, nonostante la gabbia più corta dell'exchange, la puleggia di maggior diametro ha permesso di mantenere quello che è la lunghezza catena standard, e quindi non andare a cambiare le caratteristiche tecniche del nostro deragliatore, se non migliorare quello che sono le prestazioni. Ok, andiamo un attimo a far su il cavo giusto per fare una mini prova, così poi lo possiamo tagliare a misura correttamente. Dovremmo già esserci con la cambiata. Andiamo a provare un po' quello che è la nostra trasmissione. Ho leggermente tirato il cavo e regolato il fine corsa in basso, ma per il resto ci ho messo davvero un secondo a regolare l'exchange, e come potete vedere funziona alla meraviglia. Anche in discesa, perfetto. La prima parte di unboxing e montaggio finisce qui. Vi rimando al prossimo video dove lo proveremo più a fondo e vi saprò dire come funziona questo exchange. Spero che questo mini tutorial vi sia servito se avete intenzione di comprare questo upgrade di MPM Tech. Vi ricordo che cosa molto importante e fondamentale dell'exchange è anche la possibilità di poterlo modificare e personalizzare a vostro piacimento per quanto riguarda i colori. Infatti è possibile modificare la colorazione sia per quanto riguarda la gabbia esterna che per quanto riguarda le due pulegge. Sul sito trovate tutte le informazioni e anche la configurazione personalizzata dell'exchange e molti altri prodotti.
Noi ci vediamo al prossimo video. Se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, condividete questo video, lasciate un like se vi è piaciuto, ma soprattutto commentate qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video.